Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con Tito. Ciao. Che è anche lui pelato. Esatto. Allora, in questo video vi facciamo vedere come si fa ad andare in Germania per comprare un'auto e poi portarla in Italia. Dato che Tito l'ha già fatto esatto. l'ha fatto per lavoro tempo fa. L'ho fatto anche con questa. Esatto. Che è una serie 3 e che useremo per fare il viaggio, dato che viaggiamo nel comfort. Esatto. Allora, adesso saliamo, siamo qua nel nord Italia, quindi dobbiamo uscire, Austria, tagliamo per la Germania. E dov'è che è l'auto più o meno? L'auto è a 10 km dalla Repubblica Ceca, okay, in Bassa Baviera. Buono, buono. Andremo a prendere una BMW, una 330 station, benzina. E46. Sì, E46. E il perché proprio questa auto, poi ve lo spiegheremo più avanti. E tutti i dettagli del come si fa, cosa si paga, perché, per come, così subito dopo la sigla. Buona, siamo finalmente arrivati qua in Germania, nel paese Ringelai. Ok, ecco. E adesso aspettiamo un attimo perché siamo molto in anticipo e dopo abbiamo un appuntamento con il ragazzo della macchina e andiamo a vederla. Dopo averla vista, cos'è che c'è da fare? Dobbiamo andare in motorizzazione a fare la targa provvisoria. Ok. Che durerà 15 giorni, quella che dura di meno, e dopo c'è da un mese o da 6 mesi, però per quello che ci serve a noi basta quella da 15 giorni. Esatto, noi ci interessa arrivare in Italia con quella, esatto, targa, ecco. A tutti gli effetti una targa assicurata, può circolare in tutta Europa, l'unica cosa che ha una scadenza, c'è una banda rossa a destra, okay, con la data di scadenza della targa. Ok, ok. Nel salire siamo passati dall'Austria, quindi vignetta austriaca. Vignetta austriaca, il ponte dell'Europa Brücke prima di Innsbruck. Poi siamo passati da Monaco, okay, e abbiamo girato verso est perché siamo praticamente a una quindicina di chilometri dalla Repubblica Ceca. Sì. Siamo sul confine con la Repubblica Ceca qua. Quando poi rientreremo, la vignetta anche sull'altra macchina. Esatto, che è già stata acquistata all'andata per evitare di fermarci mille volte. Buono. Adesso aspettiamo il ragazzo e dopo vediamo un po' per le varie pratiche tutto il resto per la macchina. Prima vediamo la macchina come è messa, sì, ovviamente. Se ne vale la pena. Se tutto è conforme a come ci è stata descritta. E esatto. Vediamo. Dov'è che l'hai trovata l'auto? L'ho trovata su mobile.de. Ok. Che c'è anche la versione italiana che è automobile.it. Però vabbè, io preferisco guardare su un sito tedesco che ce ne sono anche molte di più, okay, perché okay, tanti non le mettono fuori nazione, non le mettono. Ok, ok, buono, dai. Ok. Allora aspettiamo un attimo poi andiamo a vederla. Ok. 10 seconds later. Siamo andati a vedere l'auto ed è tutto a posto. Dopo vi faccio vedere anche a voi di che auto stiamo parlando. E il ragazzo che ci vende l'auto ha già preparato tutto un mini contratto che si fa una scrittura tra privati con chi compra, chi acquista, tutte le varie specifiche dell'auto e quant'altro. E ora siamo qua fuori da questo edificio giallo che dovrebbe essere tipo una motorizzazione, tipo una agenzia pratica. E adesso stanno scrivendo appunto qui la pratica, ovvero che è stato fatto l'atto di vendita, che è stata acquistata, quindi verranno fatte delle targhe qua. Ci danno delle targhe temporanee con che fanno riferimento all'automobile, sono assicurate, durano 15 giorni appunto come abbiamo detto prima, e con questa targa possiamo circolare tranquillamente da qua attraverso l'Austria e poi in Italia con questa targa. E nell'Austria appunto c'è la vignetta come abbiamo detto prima e basta. Aspettiamo un attimo che facciano le pratiche, sono molto veloci e sicuramente molto più efficienti che in Italia. E basta, una volta che abbiamo la targa in mano, la attacchiamo e possiamo guidare. È abbastanza difficile fare tutta questa trafila se non sapete il tedesco, infatti io non ne so niente. Ma il ragazzo che è con me, Tito, lui ne sa un po'. Non benissimo, perché anche lui usa il traduttore. Però ha già fatto queste pratiche per lavoro, cioè già lavorato con queste auto, quindi per lui era abbastanza semplice. Veniamo qui, prendiamo, facciamo le pratiche. E andiamo, dai, aspettiamo un attimo che finiscono le pratiche e dopodiché
andiamo a vedere l'auto, vi facciamo vedere la macchina, com'è, di che auto si tratta finalmente. Targa in mano, attacchi alla targa, salutiamo tutti e poi ce ne andiamo. Siamo tornati qua nella casa del ragazzo, che non vi faccio vedere perché fa fatica a parlare italiano. No, non lo sa per niente. Esatto. Siamo tornati qua alla casa del ragazzo, dove purtroppo non sa l'italiano e sa solo il tedesco e io non riesco a parlare con lui, quindi vi faccio vedere semplicemente l'auto, che è una 330i col pacchetto M, però è station automatica. L'abbiamo presa davvero a poco e è anche automatica, non ce ne facciamo niente, però quello che serve è il motore di questa. Abbiamo qua le targhe. E siamo riusciti ad avere le targhe in quanto tempo? 20 minuti. Buono. 20. Sì. Abbiamo fatto le targhe, durano 5 giorni. Sì, questa è la scadenza. Esatto, oggi è il 30. Esatto, quindi sì. 5 giorni. Buono, assicurate tutte, possiamo circolare in Italia e possiamo circolare in Austria con la vignetta. E basta, il ragazzo aveva già fatto la radiazione delle sue vecchie targhe originali, esatto. Quindi aveva già tutti i documenti pronti, già tutto fatto, probabilmente l'ha già fatto più volte questo tipo di lavoro. Niente, siamo fatti le targhe, mettiamo su le targhe sulla Benna, e io guido l'auto, quindi le targhe, l'assicurazione è tutto a nome mio, lui, Tito, guida la sua serie 3 nel scendere e faccio siamo la scorta tecnica, esatto. E andiamo a vedere come si mettono. Vai. Buon. Sta? Sì, dovrebbe. Buono, adesso è targato il beamer. E possiamo mettere anche la posteriore e dopo iniziamo a scendere. Però prima di scendere, siccome siamo nel confine cieco, probabilmente andiamo a fare benzina di là, perché qua in Germania costa dal 2,01 euro al 2,02 euro benzina diesel. Costa davvero molto di più che in Italia in questo momento, quindi confine cieco, andiamo di là, facciamo il pieno, poi andiamo giù, passeremo da Monaco, museo della BMW, facciamo un giro veloce e dopo andiamo giù in Italia. Buono, andiamo? Andiamo! Andiamo! Targata, bollata, pronta! Sì. Buono, abbiamo fatto un po' di strada. Come tutte le belle BMW, spia motore acceso. Quindi adesso qua, tac, come sono partito attrezzato, portatile, cavo OBD e vediamo un attimo di vedere che cosa c'è che non va. Nel frattempo poi incollo anche la vignetta austriaca, almeno per l'Austria siamo a posto, e dopo possiamo scendere. Dai, vediamo un attimino cosa c'ha questa spia motore qui, al massimo la resettiamo, vediamo un po' di roba e poi almeno andiamo avanti col viaggio. Allora, portatile alla mano, collegato tutto, leggiamo gli errori, ci sono 5 errori qua. Lambda bancata 1, lambda bancata 2, poi di nuovo lambda bancata 1, termostato, la sonda post-cat della bancata 1. Diciamo che sono errori di lettura delle sonde lambda. Andiamo a cancellarli e vediamo se van via. Però magari in questo momento potrebbero non dare il massimo della potenza, però l'auto comunque non va in recovery e va tranquilla, quindi nessun problema. Anche la storia del termostato, ma ci frega poco, tanto dobbiamo andare in giro tranquilli. Dobbiamo solo arrivare giù in Italia, quindi facciamo tappa prima a Monaco, facciamo un girettino lì e dopo giù dritti in Italia e ci vorrà un bel po'. Però dai, almeno lo portiamo a casa. Di quest'auto completa poi l'unica roba utile sarà il motore, che andrà nella E36 di Gianpietro. Però vi spiegherò tutto poi nei dettagli, dai. Adesso iniziamo a fare un bel po' di viaggio. Siamo arrivati qua a Monaco, dove c'è il museo della BMW. Siamo qua con il cassone 330 lì, questa qua di Tito e questa qua magari fosse la nostra. E adesso vediamo di andare là. Là? Là, dove c'è quel museo lì. E andiamo a mangiare qualcosa? E mangiamo un boccone. Buono, dai. Dopo riprendiamo col viaggio e quando arriviamo giù poi vi faccio vedere bene i dettagli di tutta la macchina, tutto il resto. Se riusciamo facciamo anche un 100-200 nel scendere, già che siamo in autobahn qua in Germania. Siamo venuti a fare un giro al museo qua. Ovviamente non poteva mancare l'M4 da drift, abbastanza imponente. Giusto per avere quei 1000 cavalli per driftare, mica male. Adesso abbiamo abbandonato Monaco, abbiamo fatto un girettino nel showroom della BMW. Non abbiamo girato il museo della BMW appunto perché
c'era un po' troppo pieno e adesso stiamo rientrando in Italia. Vediamo se qua in autobahn riesco a fare un 100-200 con questa, così almeno mi tolgo lo sfizio anche di quanto va le 46 330i automatico nel 100-200. Però c'è un po' di traffico qua, quindi non so se riusciamo. Comunque iniziamo a scendere, poi Austria, c'è la vignetta e tutto, poi tutto un lungo viaggio in Italia, in totale sono circa 5 ore e mezzo, 6 ore, 5 e mezza credo, ancora un bel po' di strada. Oggi in autobahn c'è davvero un sacco di traffico, cazzarola. Mi dispiace che sono qua, ho già fatto anche tutto il viaggio tutto, non posso provare il 100-200 perché di giorno c'è traffico, un po' i camion, un po' la gente che va sui 170-180, che è troppo piano rispetto a un 100-200. Quindi mi sa che forse non riusciamo a fare la prova a 100-200, che scatole. Vabbè dai, sarà per un'altra volta, dai. Adesso scendiamo, tra un po' siamo in Austria e poi tutta l'Austria e poi in Italia. Dai, ancora un bel po' di strada ci manca. Siamo arrivati qua e la macchina alla fine è quella di Gianpietro. Fatto. E Gianpietro, eccolo qua. Ciao ragazzi. E allora cosa ti serve di questa macchina? Il motorino. Bravissimo. Il motorello. Quindi di tutta la macchina serve solo questo, ovvero il suo 3000 ex automatico, quindi pochi limitatori, tenuto bene. Lo tratteremo male noi, dai. Esatto, sì. No, tutto in ordine, è davvero... sembra molto sano da fuori, non c'ha perdite evidenti, non ha nulla. E basta, il resto dell'auto poi verrà smembrato, qua c'è l'interno in pelle, il volante carino, automatica, esteticamente è un po' quello che è, tanto. Non capisco perché è così bassa, però vabbè, la solita ruggine. Buono, alla fine siamo riusciti ad arrivare qua, ci sono volute 19 ore tra andare a prendere, fare tutto e tornare indietro. E com'è andata secondo te? Impegnativa, però sì. Soddisfatto. 1500 km in meno di 20 ore. Sì, dai, alla mia età soprattutto. No, però ce l'abbiamo fatta. Sì, sono davvero tantissimi. Adesso... stanchi ma felici. Sì, adesso andiamo là al capannone e vi faccio giù la lista di tutti i costi per riuscire a fare questa roba. Che ci vuole davvero una vita e un sacco di impegno, però non è impossibile, ecco. No, è fattibile, basta sì. Volerlo, si fa sì. Tutto. Siamo arrivati qua al capannone, io e Tito, e abbiamo fatto davvero un'impresona per portare giù la 330i che alla fine gli servirà a Gianpietro e utilizzerà quel motore per metterlo nella sua 36. Però questo qua, tutto più avanti, faremo tutta la serie. In questo video vi spieghiamo i costi per poter portare giù un'auto dalla Germania. Nel nostro caso l'automobile era al sud della Germania e abbiamo speso all'andata di carburante 75 euro, i vari pedaggi 40, quindi 115. Al ritorno invece 195 di carburante, 70 di vari pedaggi e quindi il totale è 265. L'automobile, siamo riusciti a trattargli il prezzo, quindi 2350 euro per un 330i station wagon automatico. La targa temporanea 30 euro, l'assicurazione della targa 85 per un totale di 2465 euro. Quindi sommando tutte le spese totali è uscita 2846 euro. Abbiamo percorso circa 1500 km in 19 ore. Come ti senti dopo questa esperienza? Stanco ma soddisfatto. Buono, buono. Anch'io sono soddisfatto perché è un'esperienza che non ho mai fatto e sono decisamente stanco. Perché le ore sono tante, i chilometri sono davvero tantissimi, però è stata una bella esperienza. Alla fine con 3.000 euro, meno di 3.000 euro, si è portata in Italia un 330 benzina, 230 cavalli, automatico, quindi non è stato stuprato, 260.000 chilometri, che non sono neanche eccessivi, è una buona unità, ci sono un po' di optional, un po' di robe, quindi ci sta. Ci sta. Ci sta. Buono, quindi se volete comprare qualcosa in Germania, andate sul sito... Concrete 3? No. Ah! Quindi, se volete comprare qualche auto in Germania, andate sul sito... mobile.de. Quindi spulciate un po' e poi quando vedete il prezzo dell'auto, più o meno,
aggiungetegli magari un 500 euro per la trafila se è verso il sud della Germania e se andate su in due auto. Un'altra opzione, se è lontano, potete andare su con l'aeroplano, confermi? Esatto, e scendere col mezzo. Esatto, è un po' più rischioso perché magari è un po' più scomodo muoversi, però mi raccomando, cellulare alla mano, traduttore e tutto, perché... Se no è un casino. Di vitale importanza. Esatto, sarà davvero un casino. Buona, se vi è piaciuto questo video lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate di questa spiegazione che secondo me è molto chiara e semplice, e se qualcuno ha così tanto tempo da perdere se la può portare giù lui stesso. Iscrivetevi al canale per altri contenuti come questo, per le 47 sgum e tutte le altre, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Che fa fatica a parlare italiano. No, non lo sa per niente. Come tutte le belle BMW, spia motore acceso. Ci sono 5 errori qua. Lambda bancata 1, lambda bancata 2, lambda bancata 1, termostato, la sonda post cut. Ma ci frega poco, tanto dobbiamo andare in giro tranquilli. Vediamo se qua in autobahn riesco a fare un 100-200 con questa. Oggi in autobahn c'è davvero un sacco di traffico, cazzarola.